Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, ben ritornati. Chi è che di voi sta aspettando l'aggiornamento di Among Us? Il nuovo aggiornamento che comprenderà un sacco di elementi nuovi, tra cui la nuova mappa ovviamente, che sarà il dirigibile, e diverse nuove meccaniche davvero particolari come salire, scendere delle scale o spostarsi su delle piattaforme fluttuanti. Diciamo che c'è un bel po' di roba interessante in arrivo su questo titolo che ha vinto i The Game Awards come miglior gioco mobile dell'anno, ma anche come miglior gioco multiplayer dell'anno. Ma in questo video di oggi parliamo di qualcosa di simile ad Among Us, se non uguale. Un gioco che mi avete fatto scoprire proprio voi e si chiama Betrayal.io ed è uguale ad Among Us, ma con una grafica rinnovata. C'è un qualcosa di più rispetto all'Among Us che conosciamo. End Game Studio è l'azienda che ha creato un gioco che si chiama Betrayal.io, e in realtà significa proprio tradimento.io, ed è uguale ad Among Us ma con una grafica cartunesca in stile Habbo in realtà. Quindi ecco perché penso che a molti potrebbe interessare. Chi è che non vorrebbe giocare ad Among Us con una grafica ancora migliorata? Prima di farvi vedere un piccolo gameplay, sappiate che Betrayal.io, questo gioco, c'è su Android in accesso anticipato, ma c'è anche su browser, perché su iOS ancora non lo abbiamo, ma scrivono che arriverà presto. Quindi per chi ha un PC può giocarci dal browser semplicemente aprendo Google Chrome oppure Safari su Mac, e chi c'ha Android sul Play Store, qua sotto il link, perché ho fatto un post. Andiamo a provarlo. Siamo su Betrayal.io, eccoci qua. Sto giocando da browser, da Chrome sul PC, perché su Android ci sono ancora pochi player, quindi le room non riescono a riempirsi. Questa è la prima stanza in cui si comincia. Qui abbiamo un armadio in cui possiamo cambiare tutto del nostro personaggio, anche ovviamente le scarpe, i pantaloni, la maglietta, il colore di ogni elemento. A differenza di Among Us, mi piace perché qui la maggior parte delle cose sembrano gratuite. Mettiamoci questo colore anche dei capelli, facciamo play, possiamo giocare nelle lobby private oppure creare noi una lobby e invitare amici. E notate che qui possiamo aggiungere già amici, quindi elementi che su Among Us ancora non abbiamo, e quindi andiamo a fare play. Questa è la minimappa iniziale in cui, come su Among Us, all'inizio c'è quella piattaforma per poter cambiarsi i vestiti prima che cominci la partita. La grafica è davvero carina, i movimenti mi piacciono, sono ok, base, grafica base insomma, ma carinissima. Qui intanto si può anche chattare, ciao belli! Si può anche chattare, qui possiamo vedere la lista degli amici per poter eventualmente cliccare le persone, e qui le impostazioni della mappa con il codice per poter invitare le persone. Mi piace un sacco l'interfaccia utente del gioco, anche l'esperienza utente è molto bella, perché basta premere sul bottone per copiare il codice, quindi incollarlo da una parte, tanta roba. Sono crewmate, attenzione, c'è uno che si chiama Roma. La mappa, ragazzi, eccola qui, davvero davvero geniale. La mappa è molto macabra, molto tenebrosa, ci sono diverse stanze come su Among Us e ci sono da fare tutte le missioncine. Qui ad esempio possiamo vedere anche chi è ancora in vita in questa palla di cristallo. Mi raccomando, ovviamente l'obiettivo è sempre cercare chi è l'impostore, che in questo caso qui è il traditore. Andiamo da questa parte, nella stanza del tè. Eccoci qua. Bello ragazzi, cioè immaginate una Among Us con questa grafica. Secondo me potrebbe davvero volare. E la nuova mappa, tra l'altro, come avete visto, la grafica non è che cambia solamente la progettazione di una mappa nuova. Sto parlando di Airship, la nuovissima mappa di Among Us. Qui dobbiamo fare delle missioni. Press and hold, ok. Mi piace un sacco, ragazzi, mi piace un sacco. È un gioco come Among Us, ma con una grafica di questo genere. Immaginate, ragazzi, un gioco di questo genere con una grafica ancora più alta. Sarebbe veramente carino, ditemi cosa ne pensate. Ma andiamo tanto a finire le nostre missioni. Stiamo attenti che nessuno ci voglia far del male. Anche qui chiaramente c'è la possibilità di... Eccolo fatti, stavo dicendo, l'emergency call, la chiamata di emergenza. Questa è la lobby, si possono chattare chiaramente tutti attorno ad un tavolo. Geniale, davvero davvero carino. Lì intanto c'è la tomba per quello che ormai si è rippato. Ecco qui intanto insultano, perfetto. Skippiamo un attimino per questa volta, intanto notate che stanno scrivendo un sacco di numeri. Per votare basta premere sul personaggio e dare quindi la conferma, per segnalare insomma chi potrebbe effettivamente essere il traditore. Qui intanto l'animazione e dice che was banished. In questo caso è stato esiliato. Qui se... Oh, aspetta. Questo mi sa che vuole fare qualcosa. Oh, ecco, la sape... Ah, sono diventato un fantasma. Mi hanno fatto fuori, non ci voglio credere. No, dai.
Vediamo se anche qui quindi possiamo continuare con le nostre missioni, anche da fantasmini. Sì, sembra di sì. No, dai. Hanno trovato un corpo. Hanno trovato un corpo e rip Guest. Guest perché non ha cambiato il nome. Però capite che, ragazzi, un gioco di questo genere con questa grafica a me piace un sacco. Lo preferisco ad Among Us. Infatti vi faccio un sondaggio qui in questo video. Un sondaggio che troverete nella scheda qui in alto, da qualche parte a destra. Vi piace di più questo o Among Us? Intendo di grafica, graficamente, ok? Dicono che è stato l'uno. No, Lev è stato esiliato. Lev. Tap to cap the holes. Ok, devo tappare i buchi. Ancora. Oh, figo. Abbiamo fatto la missioncina. Anche qui, ragazzi, ovviamente da traditori possiamo andare ad eseguire. No, aspetta. Ok. Bello. Fatto. E anche questo fatto. Intanto. Ah, c'è l'altro piano, ragazzi. Wow. C'è l'altro piano. Figo. Maledetto, quello che ho ucciso. Oddio, no. Le voci da fantasma. Bella la mappa, raga. Bella anche per questo tema horror alla fine. Guarda che è andato di là. Guardate che grafica, mi piace un sacco. Guardate che bello. No, hanno vinto gli impostori. Ha fatto fuori troppi crewmates. Bellissimo. Fantastico. Quindi, ragazzi, questo era Betrayal.io. Penso sia davvero davvero figo. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Mi farebbe un sacco piacere, un bel mi piace se vi è piaciuto questo video. E link qua sotto sul post che ho fatto con qualcosa in più, con anche il download a fine articolo. Andate a scaricarlo, ragazzi, veramente figo. Detto questo, grazie per la visione, signori. Ci vediamo domani con un nuovo video qui sul canale. Ciao, ragazzi.